anche altri chop che hanno molta importanza. Abbiamo il timer, che è, vediamo come lo viene descritto, il timer è un motore per far funzionare dei processi a tempo. E in effetti praticamente è un timer, quindi che significa che è un timer? Quindi andiamo negli output e scegliamo soltanto l'output timer fraction. C'è anche qualcos'altro, cioè timer fraction, e poi scegliamo per esempio una lunghezza di 3 secondi. 3 secondi. E poi lo facciamo anche che si ripete, quindi cicla, per un numero massimo di 3 volte. Quindi abbiamo deciso, quindi abbiamo stabilito che il nostro timer avrà una durata di 3 secondi, lunghezza 3. E abbiamo deciso che si ripeterà, cioè quando finiscono questi 3 secondi, di nuovo il timer riparte da zero e conta altri 3 secondi, e questo verrà effettuato per 3 volte. Dopodiché, alla terza volta si ferma. Vediamo che succede. Per inizializzare, lo portiamo su 0 e poi lo facciamo partire. Quando parte, primo ciclo, 3 secondi, secondo ciclo, 3 secondi, terzo ciclo. Stop, perfetto. Quindi questo è il nostro timer. È molto molto utile nel momento in cui dobbiamo, appunto, ci serve come un timer, quindi per far partire magari al tempo giusto un determinato evento, un determinato trigger. Il trigger, questo è un altro canale che ci viene utile. Allora, il trigger. Il trigger che cos'è? Vediamo un po'. Viene descritto come allora, lo possiamo descrivere come un innesco, l'innesco di un'azione, di un evento. Chiaramente questa, se osserviamo bene come è formato il trigger all'interno della sua pagina, è costituito da un attacco, da un picco, da un plateau, comunque da un sustain, e poi da un rilascio. Quindi il sustain per un certo periodo resterà lì a un certo valore, e poi il rilascio scende giù, quindi è una curva che sale, raggiunge un picco, mantiene proprio questo picco, magari scendendo anche un pochino, e poi c'è proprio il rilascio. Allora, adesso decidiamo di non ripetere nel nostro timer il ciclo, quindi parte, farà 5 secondi di conta, e poi dopo i 5 secondi, paf, resta su 1. Quando il nostro timer raggiunge il valore 1, allora proprio in quel momento ci sarà un evento scatenato in trigger. Quindi il nostro trigger andrà da 0 a 1. Quindi andiamo in trigger e decidiamo poi. Allora, no, decidiamo il livello del sustain, che deve essere almeno 1, quindi deve andare da 0 a 1. E questa è la cosa principale, perché poi dopo. Trash no. Ok, possiamo collegare il nostro timer, lo facciamo partire dall'inizio e poi start. Quindi poi start. Quindi vogliamo che l'attacco della lunghezza, il picco, peak length. Vediamo che la trigger threshold del nostro trigger però sia 1, quindi nel momento in cui raggiunge il valore 1, allora è lì che viene effettuato il trigger. Vediamo un po', eccolo qua, sta salendo, sta salendo e non va, perché deve essere 0,99. Allora, ok, stabiliamo che la nostra trigger threshold sia pari a 1. No, 0,99. 0,99. Questo significa che nel momento in cui il timer è a 0,99, il nostro trigger viene innescato. E quindi il nostro canale trigger andrà da 0 a 1. Quindi facciamo partire il nostro timer. Pam, e vediamo se il nostro trigger si comporta come prevediamo. Esattamente. Quindi. E qui, dopo 5 secondi, quindi scatta l'evento che vogliamo far partire. Quali altri? C'è il count,
Quindi a questo punto possiamo fare che il count ci dà una conta. Per esempio, ritorniamo ai nostri cicli che avvengono ogni 3 secondi e andiamo a vedere nel count, anche in questo caso nel count dobbiamo stabilire qual è il nostro trigger threshold. Quindi in questo caso il nostro trigger threshold è sempre 0,99 e vogliamo che la nostra conta sia effettuata in loop. Un numero massimo di, facciamo 10 loop, va bene. La conta cresce, quindi andrà da 0 a 10 e forse abbiamo bisogno di qualche ciclo in più. Facciamo 6 cicli nel nostro timer. Quindi che cosa fa il count? Il count ci conta quante volte il valore 0,99 viene innescato, quindi, e quindi ci porterà alla fine a sapere che quanti, non so, in quanti secondi qua saranno, in 10 secondi, quante volte avremo raggiunto il valore 0,99, perché i cicli sono 6, ma forse possiamo farne anche 3, perché sennò dobbiamo aspettare una vita. Ci aspettiamo che questo valore all'interno della conta sia 3, appunto. Vediamo che succede. Iniziamo, facciamo partire. E quindi il nostro timer parte. E quando arriva a 0,99, la prima conta dovrebbe essere innescata. Perfetto, quindi nel nostro count abbiamo 1. Poi osserviamo il secondo valore 0,99 avvicinarsi e quindi abbiamo la conta numero 2. E poi abbiamo la conta numero 3. Perfetto. E quindi si ferma. Perfetto. Quindi, poiché poi è stato impostato in loop, una volta raggiunto per esempio il valore 10, la conta riparte da 0. E quindi rifà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e riparte ancora da 0. E quindi tutti questi operatori chiaramente hanno un senso logico. Per esempio, e qui lo possiamo già dimostrare, per esempio, questo operatore. Allora, se noi andiamo sulla nostra viewer active, e questo sarà l'ultimo argomento di questa lezione, e attiviamo, diciamo, il nostro operatore, e possiamo andare con la nostra freccia si trasforma in un altro tipo di freccia, possiamo cliccare su questo operatore, trascinare il nostro operatore su, per esempio, lo switch, e poi andare dove c'è l'index. E si aprirà un piccolo menu, scegliamo Show Preference. Show Preference ci darà un'espressione in questo modo, ci dice che l'operatore count one, questo, e in particolare il time fraction, andrà a controllare il nostro index. Perché? Perché fondamentalmente stiamo prendendo il valore all'interno del nostro canale, del nostro chop count one, e lo stiamo mettendo qui. Quindi quando cambia questo valore, l'index del nostro switch cambierà di conseguenza. E che significa però questo? Abbiamo detto che lo switch ha collegato l'audio file in nell'input 0, quindi la musica, e nell'input 1 ha collegato il microfono. Quindi osserviamo adesso il comportamento quando il mio timer viene innescato. Quindi inizia il mio timer, premo start. Eh no, quindi attenzione, facciamo questo e iniziamo di nuovo, inizializziamo. Ok, perfetto, devo resettare chiaramente il mio count perché ha tre conte, quindi resetto tutto e quando resetto il mio count va a 0 e immediatamente lo switch va anche a 0. Va a 0 come index e quindi che significa che il mio switch mi dà di ritorno il canale audio. Adesso, cosa succede quando parte il mio timer? Quando parte il mio timer e raggiunge 0,99, osservo il trigger
nel mio account. Il mio account ha un valore 1, il valore 1 viene trasmesso allo switch. Ha cambiato quello che è il canale riportato al suo interno. Non è più il canale audio, ma è il canale del microfono. Va bene, e con questo io penso che la lezione sui chop si può concludere qui, perché siamo andati ben oltre quello che avevo programmato di spiegare, però secondo me queste sono delle nozioni molto utili. Nella prossima lezione andremo a vedere più in dettaglio l'applicazione dei chop sui canali top.